lasciato Amore e Baci a OMI Milano, adesso invece Vicenza Euro Settembre 2018 li ritroviamo e siamo pronti a parlare della nuova collezione. Deborah, una collezione sempre più ampia, sempre più interessante, con un tocco di colore in più. Esattamente, qui a Vicenza ci presentiamo in maniera molto diversa, più elegante, come richiede questa tipologia di fiera. Abbiamo Amore e Baci, gioielli in argento, sia la linea componibile che la linea non componibile di gioielli già pronti. E materiali preziosi, argento, zirconi, vetro di Murano, il tutto con anche una manifattura particolare e di alta qualità. Tutto quello che ruota attorno al mondo di Amore e Baci poi guarda anche all'estero, perché voi avete una rete distributiva che non è solamente italiana, ma è un worldwide. Esattamente, Amore e Baci è presente anche all'estero, in diversi paesi, in Francia, in Germania, in Spagna, e chi più ne ha più ne metta, ecco. Voi non avete solamente Amore e Baci come linea, ma c'è un'altra linea che guarda l'uomo invece, quindi anche in questo caso una linea versatile con delle pietre naturali che può essere indossata sia con un abbigliamento casual che con un qualcosa di un po' più elegante. Esattamente, questa linea si chiama Officina Italia, proprio dal nome è un brand maschile, è acciaio con pietre naturali di diverse tipologie, di diversa grandezza. La maggior parte dei bracciali ha un doppio filo, quindi ha sia cuoio che pietre naturali, acciaio e pietre naturali, ed è dedicata, diciamo, un po' al mondo dandy, che guarda all'eleganza, all'uomo preciso, all'uomo che vuole essere un po' chic in ogni occasione. Passione e amore, perfino un messaggio in bottiglia. Esattamente, Amore e Baci ha creato Message in a Bottle, è una bottiglia in argento che si può aprire con un brillantino, dove una persona può dedicare su una pergamenina che noi forniamo un messaggio alla propria amata, al proprio fidanzato, alla propria amica. Per chi invece fosse tecnologicamente avanzato e avesse voglia di indossare uno smartwatch che però inganna perché non lo sembra, avete la risposta anche in questo caso. Esattamente, abbiamo un nuovo watch, ma non è per solo chi è tecnologico, è un po' per tutti, anche per chi non lo è, perché sembra un classico orologio con delle funzioni smart che, se si vogliono, si possono utilizzare oppure no, dallo scattare la foto al rifiutare una chiamata, se si perde il telefono premendo due volte la corona, che in questo caso diventa un pulsante, si può ricercare e si posiziona automaticamente sul fuso orario.